Con Antonio Palermo, a breve direttore sportivo della Vastese, sono stati fatti nuovi nomi nelle ultime ore. Come si sta evolvendo il mercato? Ufficializzati ad oggi abbiamo Teo Raymond, Centorame Giuseppe, Sant'Angelo Andrea che avevamo già prima, Gianmarco Palermo, Morleo Simone, Elonati Davide, Sansone e Stanisci 2005. Nelle prossime ore, appena avremo ufficialità, ci sono un paio di ragazzi in entrata e poi riteniamo che il mercato in entrata sia diciamo, quasi chiuso. Io ci tengo a precisare una cosa. Qua deve essere chiara una cosa, nessuno ha mandato via nessuno, sono andati via volontariamente, la nuova società aveva deciso di fare piccoli interventi e dare fiducia a questo gruppo che stava facendo benissimo, non è stato possibile, con tutte le difficoltà del caso. Abbiamo sostituito quasi tutti i giocatori che avevano deciso di mollare la presa. Non è che siamo andati a sostituire fenomeni che avevano 100-150 partite, 200 in Serie C o in Serie D. Erano ragazzi che la Vastese aveva valorizzato. Immagino che ci sia anche un riferimento alla situazione di Menna e Sputore. Come si è evoluta la situazione in relazione a questi due giocatori? Guardi, io e non ho, diciamo, potere decisionale su due ragazzi di proprietà di una società. A me è stato chiesto un parere tecnico, un parere sui due ragazzi e io mi sono limitato a quello. Adesso ci sarà la società, la signora Loretta Lelli e Raffaele Esposito che stanno curando questa vicenda. L'obiettivo di quest'anno non può essere quello che salvarsi prima possibile. La piazza Vastese, per chi ha acquistato questa società con mille sacrifici, perché la società Vastese, lo sanno tutti, era una società in difficoltà. Giustamente, dopo 10 anni, il presidente aveva smesso di credere in questo progetto. Quindi, però, parliamo logicamente che il prossimo anno sicuro sarà fatto un passo più avanti per portare la piazza dove merita, perché forse non merita neanche la Serie D, ma forse come piazza potrebbe stare tranquillamente anche in Serie C1.